trovati nel canale di Una Casa Normale. Oggi volevo collegarmi al video di Rossana di martedì. Rossana martedì ci ha parlato e ci ha fatto vedere gli utilizzi dell'aceto di mele in funzione di benessere. Io invece oggi volevo parlarvi appunto sempre dell'aceto, ma di quello di vino e dei suoi utilizzi in casa. Quello che mi piace dell'aceto è che è un prodotto innanzitutto naturale, quindi ecologico, di conseguenza non tossico, e un altro must dell'aceto è che comunque sia è molto economico. L'aceto in casa per me è fondamentale perché sostituisce davvero tanti della funzione. Dell'aceto più conosciuta è quella di anticalcare. Un anticalcare uno costa decisamente molto molto di più dell'aceto, e due, comunque sia, stiamo parlando di un detersivo molto 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 tossico. Ma ora entriamo nel dettaglio e vediamo gli utilizzi che faccio io a casa mia con l'aceto. Per quanto riguarda la cucina, uno degli usi, degli utilizzi che faccio io dell'aceto di vino bianco è quello di metterlo dentro al pentolino quando decido di bollire delle uova. Metto proprio un goccino di aceto. Questo fa sì che non fuoriesca l'albume nel bollire le uova, nel senso, non so se a voi è capitato, a me ogni tanto capitava che mettevo a bollire delle uova, si spaccavano e usciva l'albume. Un altro utilizzo è, lo uso proprio per lavarmi le mani, nel senso che quando taglio aglio o cipolla o comunque sia pesce, mi sciacquo le mani mettendomi un po' di aceto sopra, appunto, così questo mi va a togliere gli odori. Un altro utilizzo che uso in cucina è quello per la pulizia dei taglieri in legno. Io ne ho solo più uno che oramai sinceramente non utilizzo più, perché utilizzo quelli di plastica perché sono decisamente più igienici. Però comunque sia, per chi avesse utilizzasse ancora dei taglieri in legno, basta semplicemente mettere un po' di aceto sulla spugna e andare a pulire il tagliere. L'utilizzo dell'aceto è quello di brillantante. Quindi io lo vado a mettere proprio dentro la mia lavastoviglie ad ogni carico al posto del brillantante. Ma oltre ad avere una funzione di brillantante, l'aceto toglie anche gli odori, appunto, li toglie dalle mani, li toglie anche dalla lavastoviglie. Quindi non so se a voi è mai capitato di cucinare, appunto, mangiare delle uova e mettere poi tutto in lavastoviglie e i bicchieri prendevano quell'odore di uovo proprio. Quindi mettendolo dentro la lavastoviglie, oltre a fare questa funzione di brillantante, va a togliere anche l'odore di uova. E per chi non avesse o non utilizzasse la lavastoviglie, basta semplicemente andarlo a mettere un po' nel lavandino quando andate appunto a lavare i piatti. Continuando a rimanere nella stanza della cucina, io l'aceto lo utilizzo per pulire sia il bollitore che la cassettina dell'acqua della macchina del caffè. Quindi lì basta semplicemente riempire il bollitore con un po' di aceto e acqua, metterlo a bollire e una volta bollito basta svuotare il contenitore e vi assicuro che il bollitore rimane perfettamente pulito. Idem con la cassettina dell'acqua della macchina del caffè. Andiamo avanti in cucina, passiamo al microonde. Gli utilizzi che faccio dell'aceto appunto nel microonde, allora faccio che fare praticamente due cose in due, ovvero io con acqua e aceto vado a pulire le spugne. Non so se capita anche a voi, quando ci sono le spugne, insomma, dopo un po' utilizzate, a me ogni tanto iniziano a puzzecchiare, diciamo così. Cosa faccio? Io prendo semplicemente un contenitore, una ciotola adatta al microonde, la riempio di acqua e aceto, metto dentro le spugne e metto tutto in microonde per 3, 4, anche 5 minuti alle volte.
Cosa succede? Succede appunto che le spugne vengono sterilizzate perché l'acqua ovviamente bolle, l'aceto va a togliere l'odore che abbiamo sulle spugne e con la scusa si forma della condensa dentro il microonde, quindi di acqua e aceto. Una volta tolte le spugne con il contenitore dal microonde, vado con una spugna a pulire il microonde e il microonde è splendido, splendente e profumato. Parliamo adesso degli utilizzi dell'aceto in ambito lavanderia. Io l'aceto lo metto nella cassettina dell'ammorbidente, quindi lo uso proprio al posto dell'ammorbidente. E se vi state chiedendo se poi i vestiti sanno di aceto, vi assicuro che no. Oltre ad avere questa funzione di ammorbidente, l'aceto messo dentro la lavatrice ovviamente funge anche da anticalcare. Quindi vado ad evitare di comprare tutti quei prodotti anticalcare per la lavatrice. In lavatrice funge anche da antistatico, nel senso che non so chi di voi ha l'asciugatrice, io non ce l'ho, però so per certo che appunto quando uno va a togliere i vestiti dalla lavatrice per metterli poi nell'asciugatrice, quando escono i vestiti danno tipo la scossa, diciamo così. E so che l'aceto ha questa anche funzione, però sinceramente appunto io non ho l'asciugatrice, però delle mie amiche che l'hanno provato mi hanno detto che effettivamente funziona. L'ultimo uso per quanto riguarda la lavanderia dell'aceto è quello di fermacolore, acchiappacolore, ovvero quindi trattiene il colore. Un consiglio, questo me l'ha dato la mia mamma, è appunto quando si va a comprare un capo nuovo con tanti colori più che altro mischiati insieme, mia mamma dice che è sempre meglio metterlo appunto in una bacinella con acqua fredda a mollo con un po' d'aceto e lasciarlo lì a bagno per un po' e poi eventualmente andare poi dopo a fare il lavaggio, perché dice che questo passaggio, questo procedimento qui va a fermare il colore, evitando che il colore si sbiadisca. Di conseguenza, allo stesso modo, messo l'aceto in lavastoviglie nel lavaggio, va a trattenere i colori. E per ultimo adesso volevo parlarvi dello spruzzino che avevo fatto con acqua e aceto, vi lascio anche qui il link qua sopra o sotto nell'info box. Lo spruzzino diluito con acqua e aceto io lo uso per pulire il mio piano cottura in acciaio, nel senso che prima lo lavo il piano cottura in acciaio e poi per ultimo vado a dargli appunto una spruzzata di acqua e aceto perché questo serve a lucidarlo. Un altro utilizzo di quello spruzzino che faccio è quello di andare a pulire i vetri. Io lo utilizzo per pulire i vetri, per pulire gli specchi e lo utilizzo anche per andare a pulire tutti i miei mobili in legno. Ma ci tengo a precisare che i miei mobili in legno sono insomma lucidati, laccati sopra. Quindi non mi sento e non so di consigliarvi se potete utilizzarle. Se potete utilizzare appunto lo spruzzino su tutte le superfici di legno, io a casa mia sui miei mobili di legno lo utilizzo e non è mai successo niente. Io il mio spruzzino lo utilizzo anche in bagno per andare a pulire i lavelli e le cromature. Ho proprio notato che oltre ovviamente ad avere appunto questa funzione di anticalcare, mi va proprio a pulire e a lucidare tutte le cromature e mi toglie appunto anche i residui di sapone, nel senso che lucida proprio il Rimanendo lavandino. sempre in tema bagno, appunto parlando della sua forte azione anticalcare, un altro utilizzo che faccio dell'aceto è quello di andare a pulirmi il bocchettone della doccia. Quindi o lo metto a bagno appunto in un secchio con acqua e tanto tanto aceto, o se no vado a prendere una cuffia di quelle usegetta, di quelle che si trovano
negli alberghi, insomma, per intenderci, e vado a riempirla di aceto, chiudo il bocchettone, lo fermo con un elastico e lo lascio lì agire tutta la notte e vi assicuro che il calcare, va via. E l'ultimo utilizzo che faccio con l'aceto è quello di andare a lavare i pavimenti. Quindi metto un bicchiere d'aceto in un secchio d'acqua da 3 litri. Spero che questo video vi sia stato utile e comunque sia di spunto. Se voi conoscete altri utilizzi dell'aceto, vi chiedo di commentarmelo qua sotto, così appunto li scopro anch'io. Io vi saluto, vi lascio un bacio, vi ringrazio per aver visto questo video e vi aspetto venerdì prossimo con un nuovo video. Ciao!